Evitare il secondo round della rissa di sabato scorso che prima al Pincio, poi all'interno della stazione metro Flaminio ha visto radunarsi decine di ragazzi senza mascherina. È l'obiettivo del tavolo tecnico convocato dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi in vista del fine settimana appena cominciato. Forze dell'ordine allertate dunque sul campo per monitorare i luoghi di ritrovo dei più giovani e scoraggiare fenomeni simili. Osservati speciali, gruppi social tramite i quali è quasi certo che sia passato il tam tam che ha permesso di radunare in poco tempo numero così alto di ragazzi. Sembra infatti che in rete gli appuntamenti per picchiarsi si stiano moltiplicando. Intanto proseguono le indagini sulle due risse. I carabinieri hanno identificato 3 minorenni coinvolti nelle due scazzottate, tutti di età compresa tra i 14 e i 16 anni. Gli investigatori non parlano di maxi rissa ma di un regolamento di conti. 2 degli indagati si sarebbero incontrati casualmente con le due vittime. Prima uno spintone, poi un cazzotto che ha steso uno di loro. Quest'ultimo poco dopo, sotto la stazione metro Flaminio, si sarebbe vendicato e colpito a sua volta uno dei due picchiatori del Pincio. Per 3 di loro la procura minorile ipotizza il reato di lesioni personali aggravate. I carabinieri non escludono che vi possano essere altri indagati. Nel corso delle attività di indagine è stata anche ritirata una pistola al genitore di uno dei ragazzi coinvolti nella rissa ed è stato avviato il provvedimento di revoca del porto d'armi.